vento, vento, portami via con te, raggiungeremo insieme il firmamento, dove le stelle brilleranno a cento, e senza alcun rimpianto, voglio scordarmi un tradimento. Persuadermi di un essere bella e morta, perché qui fra questo silenzio e qui moccolino acceso, invece in un casino mi par d'essere all'asilo mortuario. Chiamalo silenzio, ogni tanto si sente certi stonfi. Sì, ma lontano. Io a sentirli più vicino non ci tengo proprio punto. No. Ma questa sarà meglio spengila. No, la lasci, sora Fanny, non ci si vede nemmeno a bestemmiare. Ma se questa storia la deve durare ancora un pezzo, eh? Di che si inventa? E ce n'è sempre tante delle andele, non ce ne portò tre pacchi là boato. Va bene, ma fra quelle si consuma qui e quelle che le consumano quell'altre, poi ho giù in cantina. Ma che le ci faranno laggiù quelle stupide? D'altronde, se loro non hanno paura. Ma che paura, ormai si è bella e capito gli alleati che hanno nate sulla città o ne tirano. E i tedeschi sì, eh. Ma siccome da questa parte ci sono ancora loro e le rivolgono tutte di là a darlo. Sicché non c'è nemmeno da augurarsi e quegli altri si decidono a venire di qua. E domando che li aspettano. Invece di pensare a far la guerra si devono essere messi a visitare Palazzo Pitti. Ma che buffate lassù come due sterze, no? Venite giù anche voi altri. Sì, a far le grulle. Io sottoterra ci andrò quando la sarà allora. Insomma, andata in cantina. Nemmeno quando c'era l'incursione. Un be' ancora venuta a noia di tenere compagnia a topi? Non ti confondere, bambina, meglio i topi delle cannonate. Ma dove sono le cannonate? In dove? O là ancora rapite e vanno tutte verso il piazzale più in là. Scusa, e mi dimenticavo che per buttarne una qua devono ieri il permesso a te. Ma che buffate laggiù, sempre affittoni su materassi. Si fama un po', eh. Ancora? Ma avete proprio intenzione di rifinirvi? Qualcuna era gioca già sulla parola. Alla francese la si figuri, gli ho belle rasciugato un par di 15. E poi la a venire a rammaricarsi perché la spende troppo per la pensione. Ma tanto ora quando viene l'estate la si rimpannuccia. Già, lei francese, loro americani e so alleati. Venite a guardare se vuoi ammalate, ma sta giù a quell'umido. Proprio per questo io la son salita, sora Fanny, e la ci vorrebbe qualcosina da sgrondare. Ma levati di torno, guarda la verdina, oh. La una scimmia e la un si regge ritta. Ho un pochino di cumelle, sora Fanny. Ma via, neanche un gocciolo. O la gliene dia, sempre cogna che gli è venuta a noia, porina. Te tu occupati degli affari tuoi, capito? Vieni qui, e discorre un po' io con me. Se buffate tanto d'aprire anche una di quelle bottiglie che c'è in cantina. Già, ma allora non sarei saluta a chiedergli il cumelle. Oh, donna avvisata, bottiglia salvata. Intenditi bene anche con quell'altra, Però un gocciolino di cumelle. Ma levati da piedi, levati. Io se fossi lei e le vorrei stappare tutte le bottiglie. Ma siccome tu non sai nemmeno te, tu farai a meno anche di guardarli. Poi che lei se ne va, scusi, tanto qui tra pochino ne arriva un bombolone. Oh, Liliana, per il mio carattere le tabelle chiacchierate troppo. E falla finita, Uggia, fra il cardo, le mosche, le zanzare, te guarda. Oh, bambina, che vuoi che ti rimetta in piega la permanente? Tanto tu lo sai e mi riesce. Ma sei... Però te, un ti credi di comandare, capito? Oh, Danetta, che ne vuoi un altro? Se te ti sei messa in testa essere qualcuno, tu ti sbagli di grosso. Io? E sono sempre la Liliana e paura non punta, capito? Sì. Oh.
potevo essere in America, beata e tranquilla. Vai, la rinnova! Oh, nuovo vecchia, 4 anni fa mi fu offerto di andare in America e io, imbecille, non ci voglio andare. Ma è che tutti in fondi, ora all'America l'è venuta qua! Sì, se seguitati questo passo ci mettono più loro a attraversare l'Arno di che non ci avrei messo io a attraversare l'oceano. Ma no, lo sai che fo? Sì. Quasi, e vo' a letto. Ma beata Lella può dormire. Io non saprei da che parte rifare. Basta, sono nemmeno all'11. Ma tu che vuoi stia a fare qui, a morire in Ismania? E piglio un par di pasticche in Veronale e mi sdraio. E pensare a quest'ora. Ci aveva sempre un'animazione, un'allegria. Oh mio Dio, anche animazione e allegria. Sono qui vicino, Ernestina, ma non c'è gente nell'ingresso, Ernestina, non mi fa anche un dire. Mi ci ammazzano, Cencio. Ernestina, Cencio. Chi è? Fammi via, chi non ci vuole stare, vieni via. Distendi la qui sul divano! Aspetta, le vuoi pigliare un coglio di cognac? No, basta un coglio d'acqua! Sì, è l'acqua di questi tempi a tutt'ora di cognac! Su! Oh, gli è la prima volta che tu mi vedi, Oh, chi è la tua moglie? Ernestina! Avevo proprio bisogno di farlo! Ernestina! Sì, è più da succedere! Vieni, dagli un coglio di vesto, tu vedrai, la rinviene subito! Oh, anche te, Fanny, ed è la prima volta che tu mi vedi. Meno male, e quando ti ha detto, guarda chi è, la sei svenuta. Se no, E non mi date di tu, Su, su. E mi scorrete a morire. Che ha bisogno d'altro? Oh, è la sua moglie. Ah, sì? Disgraziata. Guai se la si accorgesse d'essere qui. Se la c'è, la se ne dovrà accorgere per forza, a meno che non rimanga svenuta vita eterna. Se la si accorgesse d'essere in una casa. Che casa? Oggi c'è che casa ancora ritte e case per le terre. No, io non volevo offendere. E ho detto, tira via. Lo vedi più di là che di qua, andiamo. Ernesti, su, ti senti un po' meglio, Ma dove siamo? Siamo qui, da queste buone signore. Non faccia complimenti, signora, se la vuole andare a buttarsi a lettiera. No, a letto tu ci puoi andare, vero? No, grazie, no. L'avevano altro goccioletto. Vieni, bevilo, ti fa bene gli cognache. No, Cencio, tu lo sai, non ci sono abituata. Bevilo, Ma nemmeno la stessa cosa. Insomma, purché dietro in famiglia, allora la salute, Vai. E gli avevo tanta paura anche lui, Sì, paura io. Non è mia vergogna, di questi tempi si sa un po' di fifa. Ma poi quello che gli è successo dove si sta a noi? E gli hanno fatto la buccia a un tedesco. A uno solo? Ma basta, e la non dubiti. Se lo immagina lei appena scopriranno e che saranno capaci di fare a quelli che gli abitano nelle case vicine. E sono capaci di ammazzarli tutti. Io a ogni modo mi sarei mosso. Che tu? Lei la sarebbe stato come me. Non gli preme la sua pelle? Sì, mi preme, ma anche mettersi in cammino al buio, senza sapere, indo ci va. Ma non si sapeva, Cencio. O te l'avevo detto e si sarebbe andati dalla signora Toccafondi. E lei è una mia amica che la sta in centro. Quella è una zona tranquilla. Accidenti, ma prima d'essici nella via dell'orto. Infatti tutto un fatto, vero? Sbric, sbrac, sbroc. Ernestina l'ho fatto alla bocca, benedetto mio, su. Si è cercato di infilarsi in l'uscio, ma ed erano tutti sprangati. Non c'è rimasto il seguitacolo. La lingua, la scirocca a ginocchi. Ma qui come avete fatto a entrare? Lei la sa stare tutti gli usci
nella speranza che uno cedesse. E il nostro gli ha ceduto. Il cielo ci ha assistito. Ma come? Che stava all'uscio di fuori aperto? Ah, io ne so, io mi sono mossa e vi. Quella scorfana della Pagonghi. Che c'è un'altra inquilina? Eh sì, è il piano di sopra. Che? Hai piano di sopra? Ma... No, la signora Pagonghi non è stata di sopra. No, no, ora lì è giù, perché l'è in cantina. Ah, ecco. Ma che signora d'Egitto? Oh, la onna è la nostra serva. Io non posso saperlo. Ma già, chiamare voi cognomi. Ma no, ne ho un po' una a te solo. E allora, vedi, quella che si è affacciata per sentire che succedeva fuori, no? L'ha sentito qualche sparo e l'è riscappata in cantina senza curarsi di richiudere. Certo, se li ha sentito tutti e ora, ci hanno tirato a noi. Sì, ma che tu ci pensi a fare? Su, vieni a discorsi, su, Lurlina. No. Tu, che sarà a provare a rimettersi in cammino. Su. In cammino? Sì. Ma che di figlio, che può proprio andarci, mi ferro. Ma meglio di qui, ondo la vuole stare. Già che le signore, e lei so tanto buone. Che credo mi dispiace anche a me di da tutto questo disturbo. Ma che disturbo? Io sarei che si moria di noia. O che le son sole, che le un hanno uomini. Lì è tanto, non ci sanno. Ma si sono nascosti, no? E tu capirai, li portano via, li fanno prigionieri. Non è così. Sì. E te tu ti vorresti rimettere in cammino, eh? Ma dai, te ne stiamo a farmi ci mettere. E tu sei stata proprio te. Sì, Cencino, e tu hai ragione. Ma perché là non ci poteva rimanere? E poi io dico la verità. Ora che si sa che razza di pericolo c'è andare lì fuori. Sì, io mi sento un po' tranquillo anche a stare qui dentro. Perché? Perché ci sta tanto male? No, però da un momento all'altro. E si scopre ogni cosa. Come? Ma che tu pensi? Che ci avevano visto? No, ho detto sì, per dire, su. E pensare, noi ci sono la villetta sopra Treve e se preferito venire qua giù. Con la storia a Firenze da dove essere città aperta. Certo, se qui sa piove cannonate, più aperta di così e gli sfonda tutti i tetti. Lei dunque la fa il possidente? Sì. Ma fa anche l'assicuratore. Sì, è un bel mestiere di questi tempi, sì, è un bel mestiere. A proposito d'assicurazione, ma l'uscio che sei assicurato ad averlo chiuso bene? Di la verità me lo ricordo, te che l'hai chiuso in destino? No, lei non può essere stata entrata prima di me. Ma ora ci faccio, l'ho chiuso nemmeno io, perché con questa mano avevo la valigia e con quest'altra... Tu tiravi indietro me perché non tu volevi che entrassi. L'avrebbe preferito lasciarla sola al pericolo? Ma quando male ha usato di infilarsi nelle case oggi, specialmente con il coprifuoco? Una casa che non si conosce. Era per questo, perché lei questa casa non la conosceva, Ma non vai a chiudere l'uscio, vai! No, ci voglio! No, la scivalla, ma no! No, ci voglio! Madonna, che bel nome, Madonna! O lei, signora, come la si chiama? Io? Sì. Fanny? Oh, bella anche su, Sì, non c'è male, mi contento! Certo, non ci siamo nemmeno presentati! Allora, me devo la chiudere! La figlina Candela! No, non importa, c'è la macchinetta! E ci si chiama Falandri, Vincenzo e Ernestina Falandri. Signora, chi c'ha questa figliola soltanto? Figliola? È la mia zia! Sì! E giù, c'ha quell'altro nipoti! Giù in cantina? Sì! Quella signora, o come l'ha detto, la si chiama? La Pagonghi! La Pagonghi! Gli è piaciuto, il nome? È un po' curioso! Ma il nome è quello e la lo porta! La non vede, la va a bracare all'uscio e poi la si scorda di richiuderlo. A proposito, ma il suo marito? Ogni sera mi è successo qualche cosa. Nell'estate all'uscio! Garbino morì però. Nulla, signora. Ernestina, che è successo? Su! Ho fatto un'impressione. E che tu tremi, Lurlina? La porta mi ha vinto la mano. Su! E la nervi scossi. E basta non nulla. La diaretta a me, signora. La vada a letto. No,
troppo disturbo. Ma che disturbare? E c'ho un bugiardino di camere, vitte, non fanno nulla, fanno. Oh, Ernestina, se tu vuoi andare, vai, ma cerca di figli a sonno subito, eh? Così fa una bella dormita fino a domattina, su. E va via. Ma te c'è aggiunto, vieni. Diamine, vengo, ti accompagno, poi se mai ritorno di qua, sì, a tenere compagnia a questi signori. Sì, sì, grazie. E c'è da fare poca strada, sai, gli do questa camera. Grazie, e buonanotte signorina Manon. Buonanotte signora. Su, su. Buonanotte. La sua valigia. Già, e porterò di là anche la mia. Buonanotte. 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 Perché se gli avessero intenzione di trattenersi, ovvio, a meno che il mangiare e non se lo sia portato in valigia. Poi a lei gli manca sempre il terreno sotto a piedi. Sì, a te il sale nella zucca. Non abbia pazienza, noi a provviste si sta ancora sì, benissimo. Sì, e batti, ma che si sa per quanto tempo le deve andurare, eh? E siamo sette, va. Dagli ora altri due frati e tu vedrai se in tre o quattro giorni une belle cotti cavole spenti il fuoco. Ovvio. Oh, speriamo che la si addormenti, eh? Te, se tu ne smetti di divertirti alle mie spalle, e te lo do io, il solitario. E sai, lo sto facendo proprio per te. No, e voglio vedere se tu hai coraggio di portare qui anche i tuoi ragazzi, Non ce n'ho, è un ce n'ho se Dio vuole. Allora. E stai tranquillo, domattina appena giorno si va via, anche a costo di essere messi ai muri. Oh, per noi non fa complimenti, eh? Indo si mangia il 7 e si può mangiare il 9. Sì, un è per codesto, e ci sa qualcosa anche noi di là in valigia. Oh, allora? Ma tu non capisci che se quella lì mi fa tanto di capire indo e le, la mi rimane stecchita, eh? Oh, boh, poi, siano via serpenti velenosi, eh? Dei che tu sei stato avvelenato e poi tu sei venuto spesso, eh? Oh, sai, cosa fatti sentire? Un abito, Fannilla Ernestina, di una donna di molto semplice, nata e vissuta in campagna, tutta casa e chiesa, e per di più non ha nemmeno di morta salute, specie ora con le scosse si è avuto e che si seguita a avere, vero? Se dovesse succedere, ma... Oh, a proposito, speriamo che tutti gli specchi c'è di là e non li diano nell'occhio, perché... Oh, sta, vedi, e non ci sarà padrone da avere tutti gli specchi, che ci pare. Sì, ma di là ce n'ho proprio qui, perfino nel soffitto. A buon conto li ho spento subito, l'andila. Io poi non capisco perché tu te la figli tanto. O che sei stato te a portarla via? Non vuol dire, non vuol dire. Se dovesse succedere che l'avesse, non se la potrebbe nemmeno rifarsela con me. La si convincerebbe ed è stata proprio lei a dannarsi. E che una vergogna simile la non si ancella, in quanto in tre giorni è a memoria. Io di resto mi preoccupo. Veramente, più che altro, mi era sembrato che ti interessasse. Mi fagli sapere che siamo vecchi amici. Sì, amici. Non la stessa roba. Amici, perché di questi signori non ne avevo mai parlato. E c'è prova da dire, sì.
maledetta la guerra, chi l'ha inventata? Eh? A che ci si doveva ritrovare? I nostri bei ponti tutti saltati in aria, spari da tutte le parti. Volete la vita comoda? No! Ho figlia! Tu c'ha una fattoria nei Chianti, ma è Vucci, eh? Sì, la fattoria, una villuccia, una decina di poderucci. Però un fiasco di Hendo Bono tu ce l'hai mai portato, eh? Ve lo porterò, cioè ve lo manderò, perché dopo stasera... Tu non ti fa più vedere? Oh, bravo, Pellino! Bella gratitudine! Ma è che tu vuoi? Ma quando quella ha infilato il vostro uscio, la testa mi ha fatto uno dei mulinelli? Io avrei pensato di venire qui in compagnia di chiunque. Ma che ci dovessi venire? Insieme alla mia moglie! Finché c'è la lingua in bocca! Sicché tu fai l'assicuratore, no? E che assicuri? Alla tua moglie non fagli le male corna e poi? Ma c'è la tua moglie, pigliami in giro! L'hai in ruzzo stasera! Certe volte quando l'è di servizio lo dovrebbe avere, c'ha un muso lungo fin qui! Dimmi un'altra cosina, ma non mi dille bugie! Il tuo è stato un matrimonio d'amore? Oh, di Chianti! Ah, ma se faccio la bonus! Ma che ti importa a te? L'importante è che la fattoria ce l'abbia e che ci mandi la damigiana di vino e ci ha promesso! Che damigiana, si è parlato un fiasco! Sì! Ma che ti serve, ragazzi? Non mi sento di dormire, ma bisogno, certo. Di dormire, ma bisogno di riposo, vai! No, e sto meglio e preferisco restare qui. Ma le signore ne vorranno andare a letto, non potranno mia stare qui tutta la notte a far compagnia a noi. Ma per me non c'è problemi, eh? Lei sora Fannisse la vuole andare. Come? O che la una chiama, zia? Sì, me lo stanno dicendo, giusto? Sempre zia, sempre zia. E lì ne annoia, non è vero? Sora Fannisse. Sì, e poi ora che lei mi ha detto il mio nome gli è bello e mi fa piacere di sentirmelo ronzare. Simpatica, eh? O che è sempre così allegra lei. Noi siamo tutte allegre, almeno dicano, eh. Lei immagino la sarà fidanzata, eh? Eh sì, spesso sì. No, non voleva dire che ne ha avuto di molte richieste. Me lo diceva giusto ora. Però ancora nulla di serio. Ma tu lo sai, i giovanotti d'oggi sono un po' volubili, vero? Ma non si preoccupi, sa, signorina, è ancora tanto giovane e carina. Vedrà che le occasioni le ogni mancheranno di sicuro. E spero bene, è finito anche il periodo dell'emergenza. Ovvio, ora però si va. Dai. O se la signora la preferisce sta qui, e gliel'ha anche detto. È vero che ci hanno dato una così bella camera, ma lo sa, signora, che ho avuto paura. C'era il gatto? No, ma che? È che entrando io non avevo fatto caso a tutti quegli specchi. Poi Cencio gli ha spento subito la candela, sa, per economia. Dopo un po' ho avuto bisogno di riaccendila.